Ragazzi, oggi rispondiamo a una domanda che uno di voi mi ha posto tramite email. Come sapete, se non lo sapete, ragazzi, io sono un consulente energetico e io vi posso aiutare, vi posso seguire per poter risparmiare sull'energia elettrica. Ragazzi, io lavoro solo ed esclusivamente con fotovoltaico, off-grid, ma anche ultimamente con eolico. Stiamo facendo qualcosa, anche se ragazzi l'eolico quello bello, quello funzionale, quello che vale la pena, ancora ragazzi non è alla portata di tutti, perché ancora le pale eoliche, quelle che veramente producono giornalmente kilowattora consoni all'uso e al costo, sono poche, ok? Dobbiamo aspettare ancora qualche anno che arrivino anche per il mercato mondiale belle pale eoliche con bei generatori che non abbiano ovviamente dati tecnici falsati. Perché ragazzi, oggi l'80-90% dei prodotti commerciali ha tutti targhe false, cioè 1000 watt. Non è vero, ragazzi, non sono 1000 watt, cioè per arrivare a quei 1000 watt, chissà che numero di giri devi andare a fare e se chissà se mai ci arriverai. Cioè, io ho avuto modo di testare almeno un 5 motori, turbine, generatori a magneti permanenti in questi ultimi 2 anni, ragazzi, cioè belli, grossi, pesanti, ma tanta sostanza non l'ho trovata. Comunque, fotovoltaico, eolico, se avete l'intenzione di fare un qualcosa a casa vostra per poter risparmiare sulla bolletta, poter diventare finalmente anche voi autosufficienti, sappiate che io posso aiutarvi. Sotto trovate la mail. Oggi, ragazzi, parliamo della questione inverter trifase, o meglio linea di alimentazione trifase, ok? Mettiamo il caso che tu abbia a casa tua, per qualche motivo, perché può capitare, un contatore trifase. Normalmente nelle abitazioni civili i contatori, se non ci sono grandi potenze, ok, in gioco, e se non ci sono carichi trifase, i contatori sono tutti monofase. I contatori trifase ci sono, ma ci sono per la maggior parte per quelle motivazioni particolari. Per esempio, se devi alimentare strumentazione trifase, se devi alimentare una pompa, un motore trifase in un'officina, in un capannone, ecco, quelli montano tutti contatori trifasi, anche perché hanno la possibilità di lavorare con alte potenze, poi cambiano ovviamente anche i voltaggi, però comunque attenzione. Nell'appartamento, a mio dire, ok, sempre e comunque conviene un monofase, ma se io volessi creare un trifase, così da poter avere 3 settori differenti a casa mia, avendo magari anche un contatore trifase. Però ragazzi, qui entriamo troppo nel casino, perché se hai un contatore trifase, allora vatti a prendere un inverter trifase, e già hai risolto tutti i problemi. PowMR non ha in questo momento inverter trifase, almeno questo è quello che mi hanno detto i referenti, ok? Perché io ho chiesto prima di fare il video. E mi hanno detto che in questo momento come trifase si può utilizzare la tecnica del parallelo inverter, cioè mettere in parallelo 3 inverter, 1, 2 e 3, tutte e 3 comunicanti, setting nei parametri come fase 1, fase 2, fase 3, neutro, comune. Così facendo, ragazzi, con 3 inverter creerete una linea trifase. Avrai a disposizione 3 inverter con 3 fasi, così da crearti per il tuo appartamento, ripeto, un 3 fasi. Ora, quando può servire questo? Quando, ragazzi, volete dividere per bene,
i carichi. Ok? Per esempio, hai un garage, dedichi una fase. Hai l'appartamento, dedichi l'altra fase. Hai una parte dell'appartamento, per esempio con degli utilizzatori più grossi, sull'altra fase. Bene, si può fare, ragazzi, si può fare. Anche perché così gli inverter non lavorano sempre sotto stress, perché ci sarà sempre quello che in quel momento utilizzerai di più, ci sarà quello che utilizzerai di meno, e in teoria non lavoreranno mai tutti e tre al massimo, a meno che gli utilizzatori in entrambi i tre circuiti verranno utilizzati in contemporanea, come coefficiente di contemporaneità, lavoreranno molto più rilassati. Però poi mi puoi dire, Fox, ma al posto di farmi un trifase con tutta la seccatura del sistema trifase, se io prendo un monofase e metto tre inverter, ok? E mi creo un parallelo di tre inverter, quanto c'hai? 5, 10, 15, 16 e 50, 16 kW e mezzo, ok? Perché ovviamente le potenze si sommano degli inverter. Sì, ragazzi, è possibile anche farlo. Ovviamente parliamo poi di un monofase. Parliamo, ragazzi, che i cavi dorsale dovranno essere cavi grossi, 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 e non uno solo, giustamente, perché dovrai sempre poi andare a creare uscita garage, uscita appartamento e uscita appartamento 2, per esempio. Però comunque tutti e tre lavoreranno in sincronia, ok? Da tutte e tre inverter uscirà la stessa onda sinusoidale e tutti e tre lavoreranno, dipende. Se accendi più carichi, si divideranno comunque sempre e comunque il carico, eh? Per esempio, accendi 5 kW di elettrodomestici, se li dividono un po' per ciascuno. La batteria, tu mi dirai, Fox, la batteria la puoi collegare in uno o in due o in tutte e tre. Per esempio, puoi mettere un power wall da 10, da 10 e da 10, fare 30 kWh di accumulo, o in alternativa, se hai un budget più stretto, da 5, 5, 5, 5, e ti sei fatto un 15 kWh. Poi ovviamente si può sempre maggiorare il pacco batteria negli anni, come andando a connetterli in parallelo, perché sì, ragazzi, le batterie power wall di PowerMR sono parallelabili. Perciò, tirando la somma, un impianto trifase a casa conviene? Ragazzi, un impianto trifase a casa personalmente io non lo vedo conveniente, a meno che non ci sono utilizzatori obbligatoriamente da far andare col trifase. Ormai, ragazzi, anche le pompe sommerse le trovi a 220 volt monofase, anzi ti dirò di più, oggi ci sono anche pompe sommerse che sono a bassa tensione e funzionano anche con dei kit fotovoltaici progettati appunto per essere utilizzati con la luce del sole e con una batteria. Pompe da bei cavalli, tutto funzionante in bassa tensione, grazie anche appunto alla collaborazione tra il litio delle batterie, che ha grosse correnti d'impulso, tanta potenza in accumulo, e poi l'energia del sole che te le può anche alimentare. Poi ovviamente tu mi dirai, Fox, ma io ho un trapo, una colonna trifase. E ragazzo mio, ho capito che hai questo trapo, una colonna, ma vendilo, mantieni il tuo monofase a casa, o cambiagli il motore, ecco, sostituisci quel motore trifase e gliene metti uno monofase, e hai semplificato tutto. Ok? Poi comunque, cioè, questo è il mio punto di vista. Ci saranno altri professionisti che ti diranno quello che sta dicendo Fox è tutta una cazzata, perché il trifase è migliore del monofase. Ragazzi, personalmente, lavorando con unità civili, abitative, cioè il monofase nello standard va più che bene. Parlando di tali potenze, di tali tensioni, di tali assorbimenti, che
che possiamo avere ognuno di noi a casa, più o meno alti, il monofase va più che bene. Comunque, ragazzi, se siete interessati ai prodotti PowerMR, inverter, batterie, ottimizzatori, anche batterie di quelle piccole 12 volt, LiFePO 4 da 100 ampere ora, ci sono gli ordini di gruppo. Qui ne hai visto qualcuno passare in sovraimpressione durante il video? Contattami in email, ragazzi, così ti spiegherò come fare per accedere al gruppo di acquisto e poterli avere a prezzo scontato. In pochi giorni, ragazzi, saranno a casa tua a garanzia del produttore, prodotti nuovi al prezzo più basso in assoluto. E poi, comunque, io come consulente energetico vi seguirò, vi darò quelle informazioni che vi necessitano per poter andare a realizzare il vostro impianto solare fotovoltaico. Ragazzi, vi do uno spoiler: tra qualche giorno mi arriverà un nuovo inverter. Inverter nuovo, uno degli ultimi progettati da questa casa, è un ibrido off-grid 6200 watt. Un bel prodotto, ragazzi, ma la cosa più bella, ragazzi, è che viene venduto per i primi 100 pezzi ad un prezzo davvero, davvero straordinario, ragazzi. State online, seguitemi, attivate la campanella, ragazzi, per ricevere la notifica quando andremo a postare il video recensione con il lancio dell'ordine di gruppo. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, commenta sotto. Fammi sapere tu cosa ne pensi della trifase a casa. Se hai la trifase a casa, dimmi tu che uso ne fai e perché per te è migliore. Io resto comunque per la monofase. Ciao belli!